sagrestia di San Francesco, poi tutte le altre confraternite. Iniziamo, Simone Mari, vai più avanti, avanti all'urna. Poi dietro la croce, quindi tutta la confraternita sacrestima di San Francesco. Iniziamo a prepararci, spostandoci. Poi un'altra confraternita. Il Sacro Cuore. Del Sacro Cuore di Tolentino. Poi segue l'urna di San Vincenzo Maria Strambi. Dietro l'urna segue il vescovo, se sono presenti i diaconi, non so, non vedo, poi tutti i sacerdoti, dietro al vescovo i diaconi, i sacerdoti, le autorità dietro ai sacerdoti, le autorità presenti, poi segue tutto il popolo di Dio. I sacerdoti e i diaconi arrivati in piazza San Giovanni, entreremo sulla sinistra per andarci a cambiare. Mi senti piazza Strambi? No, questa, quella lassù, piazza... Sì, questa piazza Strambi. Sono orgogliosi di essere piazza Strambi. Conviene dagli i nomi dei santi alle piazze e alle strade, che quelli non cambiano. I politici invece cambiano. Si dovesse in veste, in grande veste. I sacerdoti si cambiano in cattedrale. Signore Gianna Piera, questa ci vuole. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, con autentico spirito di fede e di preghiera ringraziamo il Signore per averci donato il Vescovo San Vincenzo Maria Strambi come modello di santità e celeste protettore, e ci mettiamo in cammino per le vie della nostra città per testimoniare la nostra fede in Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo. San Vincenzo Maria Strambi benedica tutti noi, la nostra diocesi, le famiglie, gli ammalati, le case, le strade e ogni nostra attività. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. San Vincenzo Maria Strambi, prega per noi. Procediamo in pace, in nome di Cristo. Amen. O Dio, grande e misericordioso, che hai affidato al Vescovo San Vincenzo Maria Strambi la missione di annunziare nella tua Chiesa le inesauribili ricchezze di Cristo crocifisso, concedi per noi, per sua intercessione, di crescere nella conoscenza del tuo mistero d'amore e di camminare alla tua presenza nel Vangelo per portare frutto. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. E non abbandonare. Thank you.
Aiutaci! Esaudisci, Signore, agnello di Dio,
Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e Gesù, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I sacerdoti, la vestizione, i sacerdoti. Vieni a salvarci. Dritti per dritti. Al tre. Ti sostiene il carrello.
come la mano a me. 2, 3, su. Stop. Altre. 1, 2, 3, no. Ok. E vanigliamo? Ok. Su. Forza. Sentiamo qui, non serve. Cerchiamo di centrarlo, eh? Hai centrato? Sì, sì, non ci sono fatto vedere, per fare un po' di Yeah.
alla Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la resurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e dell'Amore, prega per noi. San Vincenzo Maria Strambi, prega per noi. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della misericordia, prega per noi. San Vincenzo Maria Strambi, prega per noi. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Divina Misericordia, prega per noi. San Vincenzo Maria Strambi, prega per noi. Nel quarto mistero si contempla l'Assunzione di Maria in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O buon Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Misericordia, prega per noi. San Vincenzo Maria Strambi, prega per noi. Nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina dell'Universo, nella gloria degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e dell'Amore, prega per noi. San Vincenzo Maria Strambi, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, l'intercessione di San Vincenzo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Eccellenza reverendissima, presenti autorità civili, sacerdoti, popolo, siamo contenti come passionisti di essere qui, ci ha portati qui San Vincenzo Maria Starambi, che è stato vostro pastore, pastore di questa terra, ed è stato appunto appartenente alla nostra congregazione. Sono presenti anche due consultori generali a rappresentare la nostra congregazione, oggi diffusa nel mondo. È occasione appunto per noi di gioia celebrare questo secondo centenario, che ci riporta allora all'azione di San Vincenzo Maria Starambi, che ha saputo portare nella vita pastorale quello che aveva appreso nella vita religiosa. Quindi è stato missionario, è stato educatore nella congregazione, è stato quindi anche responsabile dell'autorità come provinciale e anche come consultore, e poi è diventato vescovo in un'epoca difficile dove c'era anche una forte anche complessità. Non bastava fare un buon vescovo, bisognava anche saper gestire realtà e contesti politici, internazionali, e tutto questo lo hanno portato a essere fedele al proprio ruolo, fedele alla Chiesa, fedele al Papa, e poi paziente dentro una storia che poteva essere lunga. E allora tutto questo ci riporta all'esperienza che lui ha fatto in diversi posti e alla possibilità di essere fino in fondo colui che si è donato. Ecco, allora essere qui per noi è un motivo di gioia e l'occasione per accogliere la sua testimonianza, soprattutto invocarne l'intercessione. Quindi siamo ben lieti di condividere con la diocesi di Macerata questa occasione. Qui nella città, in passato, mi hanno detto i confratelli, c'erano anche i nostri confratelli fisicamente in una comunità operativa, pastoralmente. Oggi non più, purtroppo, però tutto questo lo viviamo come motivo di gioia e di invocazione. Quindi che San Vincenzo continui a proteggere il suo popolo e a intercedere per noi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Preghiamo, o Dio che chiami gli umili e i poveri a entrare nel tuo regno di pace, fa germogliare tra noi la tua giustizia, perché viviamo nella gioia l'attesa del Salvatore che viene. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti le genti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli,
siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti ad interrogarlo: «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?»
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Carissimi fratelli e sorelle, in un bel romanzo degli anni 70 intitolato Il Quinto Evangelio, l'autore Mario Pomilio concludeva che oltre i quattro Vangeli canonici lo Spirito Santo ne stava scrivendo un quinto e lo faceva attraverso la vita dei cristiani di ogni epoca e in particolare attraverso la vita dei santi. Per questo vorrei brevemente ricordarvi i passi salienti della vita avventurosa ed esemplare del nostro Santo Vescovo. San Vincenzo nacque a Civitavecchia il 1 gennaio 1743 in una buona famiglia cristiana, 45, dove apprese la fede fin dall'infanzia. Unico figlio rimasto, dopo la morte di tre fratelli, faticò un poco per ottenere dal padre il permesso di entrare in seminario a 15 anni. Ci riuscì il 19 dicembre 1769, diventando sacerdote a Montefiascone. Profondamente impegnato a diventare un santo prete, mentre a Roma stava perfezionando i suoi studi teologici, conobbe la Congregazione dei Passionisti, che era stata fondata pochi anni prima da San Paolo della Croce, e decise di entrarvi. Fu ammesso al noviziato nel settembre 1768, nonostante la contrarietà del padre, che forse sognava per lui una carriera ecclesiastica e non che facesse l'umile vita del passionista. San Vincenzo fece però la sua professione solenne. Ben presto prese a svolgere per 5 anni un'intensa attività missionaria, soprattutto rivolta al popolo povero dei territori interni dello Stato Pontificio. Predicò a Todi, ad Amelia, a Visso e nel Viterbese. Nel 1774 la grande stima popolare convinse i superiori a richiamarlo a Roma, presso la casa generalizia passionista dei Santi Giovanni e Paolo, e ben presto diventò uno dei più apprezzati predicatori di Roma. San Vincenzo predicava con la stessa passione sia nelle basiliche romane che nelle suddice piazzette
delle borgate di periferia. Anche Papa Paolo VI, Pio VI, prese a stimarlo, insieme a molti cardinali che frequentavano le sue prediche. Prediche sull'amore di Dio e sull'urgenza della conversione dei cuori. Dopo la morte di San Paolo della Croce, il fondatore dei Passionisti, San Vincenzo si impegnò per far conoscere e apprezzare la santità del suo amico e fondatore, diventando un punto di riferimento per tutti i passionisti. Il Papa, che lo stimava sempre di più, lo nominò allora vescovo di Macerata e Tolentino. Era il 26 luglio 1801. Giunto tra noi, si impegnò subito a trasmettere con l'esempio e con la parola infuocata quella stessa vita spirituale intensa e fedele che lui viveva da sempre. Riformò perciò la vita dei preti e dei fedeli, a partire dai seminaristi. Intensificò l'impegno missionario tra il popolo con la predicazione, la catechesi e tante opere di carità e di beneficenza. Non tutto fu facile. Questo suo stile evangelico radicale si scontrava con gli interessi dei ricchi, la superbia del clero e anche gravi peccati che venivano commessi sia dentro che fuori la comunità cristiana. Le cose si complicarono sempre di più quando la storia europea coinvolse anche la Marca Maceratese. Nel 1808, infatti, Napoleone pose fine allo Stato Pontificio e anche nelle Marche entrarono in vigore le leggi che controllavano e limitavano il culto e la libertà religiosa. Vescovi e preti, secondo Napoleone, dovevano obbedire a lui piuttosto che al Papa. Furono così chiusi conventi e monasteri e tanti beni della Chiesa furono requisiti. San Vincenzo non aveva mai nascosto il suo dissenso e, seguendo le indicazioni di Papa Pio VII, si rifiutò di prestare il giuramento di fedeltà al governo napoleonico che era stato imposto ai vescovi e ai parroci sotto pena dell'esilio. Così furono sequestrati i suoi beni e le rendite e venne deportato a Milano e poi a Novara. Ma San Vincenzo non si arrese e, tornato dopo un anno a Milano, continuò in clandestinità il suo apostolato, guidando spiritualmente uomini e donne credenti, anche nobili e personalità influenti, mandando da questo esilio, con l'aiuto di questi amici, a Macerata lettere pastorali, offerte per i poveri e tanti libretti di devozione, che scriveva per sostenere la vita di preghiera dei suoi fedeli, perché ormai non potevano più ascoltare la sua predicazione. Visse questo esilio per 5 anni, quando, dopo la caduta di Napoleone, San Vincenzo poté finalmente tornare a Macerata. Giunse qui il 14 maggio 1814, appena in tempo
per accogliere Papa Pio VII di passaggio da questa città. Era il 16 maggio e il Papa stava tornando a Roma dopo la prigionia in Francia. Macerata era in una situazione difficilissima. Era ancora occupata dalle truppe napoletane di Gioacchino Murat, che il 3-4 maggio aveva subito a Tolentino una decisiva sconfitta ad opera dell'esercito austriaco. Così San Vincenzo si trovò in una terra maceratese diventata campo di battaglia e percorsa per giorni e mesi da eserciti violenti che erano prepotenti soprattutto contro i deboli e i poveri, sia i vincitori che i perdenti. In quei giorni tremendi, con la sua forza morale, il suo schietto coraggio, la sua autorità di vescovo, fu impegnato a difendere il nostro popolo umile da soprusi e da violenze. Finita la guerra, il vescovo, rinunciando ad onori e potere umano e politico che gli venivano offerti altrove, rimase qui e riprese la sua intensa azione pastorale. Si dedicò a restaurare i monasteri, i conventi e le chiese che erano stati saccheggiati e danneggiati. Prese a far fiorire di nuovo le confraternite, gli ospedali per i tanti feriti dalla guerra e molte istituzioni assistenziali e caritative per assistere i poveri, i mutilati e gli orfani che la guerra aveva moltiplicato. Cercò di riportare fede e morale tra il popolo, mentre ormai molti che si erano abituati ad una vita libertina gli si opponevano risolutamente e lo offendevano anche con malizia. Giunto a 78 anni e molto affaticato da questo grande lavoro durato per ben 9 anni, l'11 novembre 1823 diede le dimissioni dall'incarico vescovile. Il nuovo Papa, Leone XII, che era il marchigiano Annibale della Genga, che lo conosceva bene, lo accolse a Roma e lo nominò suo consigliere e confessore privato. Ma San Vincenzo si era speso per la sua gente e così, colpito da apoplessia, il 28 dicembre 1823 spirò. Cioè, il 28 dicembre fu colpito da apoplessia e spirò il 1 gennaio 1824, 200 anni fa. Il 1 gennaio saranno 200 anni dalla morte. E venne sepolto nella Basilica Romana dei Santi Giovanni e Paolo. Pio XII lo proclamò santo l'11 giugno 1950, nominandolo patrono della diocesi di Macerata e Tolentino. Il suo corpo tornò a Macerata solo il 12 novembre 1957 e da allora è rimasto tra noi, ricevendo l'amore e la devozione, soprattutto di quel popolo umile e povero che ha tanto amato e servito lungo tutta la sua vita. Questo, fratelli carissimi, è il nostro San Vincenzo.
Grazie ai padri passionisti che lo hanno educato, formato e accompagnato anche nel suo ministero di vescovo. Durante quest'anno centenario cercheremo di pregarlo, di conoscerne meglio la vita e gli insegnamenti, anche grazie a un librettino semplice che ha fatto Padre Dario, che ci aiuterà a conoscerlo meglio, perché chi come lui ha vissuto il Vangelo con tutto il cuore è un modello che non scade mai. Io dico che alle strade e alle piazze bisogna dargli i nomi dei santi, perché i santi non scadono. E credo che dobbiamo riscoprire la grandezza e la bellezza di aver avuto tra noi questo Vescovo Santo e tutti. Io per primo ci affidiamo alla sua potente intercessione. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Invochiamo Dio nostro Padre per l'intercessione di San Vincenzo Maria Strambi, perché la sua venuta tra noi faccia rifiorire nel mondo la giustizia, la bontà e la pace. Preghiamo insieme, diciamo, salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Per la Santa Chiesa, il suo stile di vita, povero e umile, divenga nel mondo voce profetica e presenza materna, in grado di riunire gli uomini in una sola famiglia. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per coloro che vivono momenti di sofferenza e di angoscia, si aggrappino al Signore, invocando sempre per sé il bene autentico per la loro vita. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per il nostro Vescovo Nazareno, perché San Vincenzo Maria Strambi lo assista e lo illumini con la sua sapienza nella guida della nostra Chiesa a lui affidata. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per i catechisti e quanti operano nell'annuncio del Vangelo, sull'esempio di San Vincenzo Maria Strambi,
preparino la via dell'amore e della conoscenza del Signore a quanti lo ricercano con cuore sincero. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per quanti hanno responsabilità politiche, sociali ed economiche, pongano alla base del loro impegno il valore primario della persona, la sua dignità e la ricerca del vero bene. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per questa nostra assemblea, la grazia del tempo di Avvento faccia crescere in noi il desiderio dell'incontro con il Salvatore, per seguirlo nella via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Rinnova, o Padre, in questo tempo di attesa la nostra speranza. E in unione con San Vincenzo Maria Strambi invochiamo la nuova venuta del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio, che atto è il santo mistero da te istituito, e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre col pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo, nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Giovanni Battista, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Vincenzo Maria Strambi e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nazareno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione aspettiamo al posto fino a quando i ministri non si sono posizionati. Ci saranno due ministri in mezzo alla navata e due ministri avanti. Per chi è celiaco può fare la comunione alla mia destra sull'altare del tabernacolo del Santissimo Sacramento. Thank you.
San Vincenzo, la sua urna sarà qui in cattedrale fino sicuramente a tutto il tempo di Natale. Poi ci saranno dei momenti in cui speriamo possa essere pellegrino e accolto nelle nostre città. Alcuni avvisi: sabato 23 qui in chiesa alle ore 18 ci sarà il concerto di Natale, domenica 24 ci sarà la messa delle 10:30 la mattina qui in chiesa e poi quella della vigilia presieduta dal Vescovo alle ore 23. Giorno di Natale alle ore 10:30 la Santa Messa, alle ore 17 l'adorazione eucaristica e alle 18:30 la Santa Messa. Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia. La forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie particolare ai padri passionisti che hanno voluto vivere con noi questo momento di apertura diocesana dell'anno centenario di San Vincenzo. Grazie alle autorità civili, militari che sono qui presenti assieme alle confraternite ad indicare un'attenzione della nostra città, del nostro territorio alla figura di San Vincenzo e, come avete ascoltato, ricordando un po' la sua vita, San Vincenzo ha vissuto da vicino che cosa vuol dire vivere in tempi difficili e in tempi di guerra, soprattutto guerra che colpisce la gente umile e semplice anche i nostri stessi territori. Per cui preghiamolo in modo particolare in questo tempo, invocando anche dalla sua intercessione la pace nel mondo che Papa Francesco ci ricorda ogni giorno va invocata con tutto il cuore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che ci dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.